Per noi è veramente un onore ospitare questa presentazione. Abbiamo qui fra noi il capo della Polizia di Stato italiana, l'istituzione più importante che in 52 anni di storia è venuta a visitare Luca Comics & Games, a conoscere un fenomeno che fra le altre cose non si potrebbe realizzare se non si realizzasse in totale collaborazione, in profonda identità di intenti con tutte le forze all'ordine coordinate dalla prefettura e dalla questura e da tutti gli organi di vigilanza. Per noi è indispensabile favorire un'esperienza quanto più bella possibile ai nostri visitatori e con le istituzioni che ci riusciamo. È un onore inaugurare questo incontro, perché in prima di tutto la Polizia di Stato qui però non è nella sua veste istituzionale, ma è qui come polizia moderna, nella sua dimensione editoriale, quindi c'è un doppio salto. Non si è più partner di Luca Comics & Games per aiutarci a fornire la migliore esperienza possibile, ma si diventa parte integrante di Luca Comics & Games con dei creatori di sogni, come i nostri autori, i nostri fumettisti, Raimondo e Scornanienchi, che ci hanno regalato il sogno e la storia del commissario Mascherno. Quindi per noi è veramente un onore accogliere la Polizia di Stato fra gli editori di Luca Comics & Games e fra i costruttori di sogni e di contenuti di Luca Comics & Games. Quindi ancora un applauso e un ringraziamento sentito alla Polizia di Stato. Grazie a Emanuele Liedina per questo suo intervento. E cominciamo subito, perché abbiamo tante cose da dire. Diciamo subito una cosa, mi permetto di introdurre un secondo l'argomento di cui parleremo oggi. È uscito da pochi giorni il volume che raccoglie la prima avventura, chiamiamola così, non casualmente, del commissario Mascherno, che è un personaggio di fiction, ma che ha una serie di addentellati con la realtà, che qui vedremo anche nel corso di questo incontro, e vedremo anche il perché e per come esiste questa struttura ben definita. Mi preme soltanto ricordare una cosa. È successo spesso che una istituzione abbia usato un fumetto per raccontare o per divulgare delle sue cognizioni, dei suoi suggerimenti persino. È più difficile farlo raccontando invece una storia che apparentemente può apparire di fiction, ma nella quale poi gli elementi che sono quelli caratterizzanti veramente la storia compaiono in maniera tipica. Questo è più difficile da fare, e in questo senso loro sono riusciti a farla, e credo che sia uno dei motivi principali per cui questa storia assume un valore diverso rispetto a una qualsiasi pubblicazione più chiaramente educational. Non vuole esserlo il commissario Mascherno, però in qualche maniera poi politicamente riesce a esserlo senza volerlo, e questo è un grandissimo pregio che mi sembrava il caso di dire subito per far capire un po'. Ora, intanto presentiamo coloro che sono con noi. Intanto Annalisa Bucchieri, che è la direttrice di Polizia Moderna, che è peraltro l'ideatrice del progetto, Luca Scornaienchi, che è lo sceneggiatore, Silvia Cascino, che invece ci fornirà la sua testimonianza di come la realtà della investigazione poliziesca, se vogliamo chiamarla così, si interfaccia con quella della fiction. Poi abbiamo invece al nostro fianco il disegnatore Luca Raimondo, scusate un attimo di lapsus, Luca Raimondo, che comincerà a fare, mentre noi stiamo parlando, una cosa che voi vedete schizzata all'inizio e che poi vedrete in fondo, una sorta di omaggio, quasi una piccola sorpresa. Però prima di cominciare a parlare del commissario Mascherno, io direi di entrare nelle atmosfere del commissario Mascherno con una piccola clip che riassume il personaggio. A questo punto farei andare la clip. Thank you.
già la musica introduce a una storia che somiglia più a un giallo tipo Nathan Nick Ryder, che piace tanto a Lucas Tornaglietti, e che quindi già fa capire che siamo in un certo senso nella fiction. Una fiction però appunto molto particolare, e a questo punto mi prometto solo una cosa, che non l'ho fatto prima, probabilmente volevo raccontarlo dopo, ma forse abbiamo anche con noi, che saranno protagonisti della seconda parte di questo nostro intervento, il capo della polizia Franco Gabrielli e il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, che si atterreranno dopo in questo incontro. E a questo punto partirei un pochino. Dobbiamo partire da una domanda quasi scontata, cioè come nasce questo progetto e perché? A questo punto lascio la parola a Reza Bucchieri. Io già per l'emozione potrei dire casco, pulpo, singa, singa, ma non ho grazie. E, nasce sulle... Se poi fosse acceso sarebbe... Ecco, tutte le difficoltà, ma noi non ci arrendiamo, mai, siamo come Mastella, siamo tenaci. Assolutamente. Il progetto nasce sulle pagine della nostra rivista, del mensile ufficiale della Polizia di Stato, Polizia Moderna, di cui ho l'onore di avere la direzione. E la nostra è una rivista storica, esce dal 1949, anzi il prossimo anno facciamo 70 anni, e nel corso del tempo si è molto evoluta, arricchita di contenuti, ha sempre avuto una funzione di sistema identitario, però nel tempo naturalmente abbiamo sempre introdotto delle novità, ci siamo adeguati alla necessità della comunicazione, quindi aggiornamento professionale, fotoreportage, approfondimenti, focus. Sentivamo l'esigenza di aprire uno spazio di comunicazione per i lettori più giovani, anche perché la rivista attraverso i poliziotti e le poliziotte che sono abbonati entra in casa, nelle famiglie, perché non offrire qualcosa anche ai ragazzi, ai loro figli. E da qua è iniziata un po' l'idea di trovare uno spazio, un modo per comunicare con loro. Poi, come sempre succede nella vita, a vederci incontro, è stato proprio un incontro, un bel incontro, un giusto incontro, che è quello con Luca Scornajenchi. Nel 2015 andai a vedere una mostra a Roma che si intitolava Mac Mafia, quindi la mafia, 'Ndrangheta, Camorra, Cosa Nostra nella storia del fumetto. Erano esposte delle tavole molto belle di queste graphic novel che raccontavano dei personaggi che avevano combattuto la mafia. C'era addirittura un Diabolik, pensate, che un'edizione di un Diabolik che si rifiuta di essere affiliato alla mafia. E una mostra allestita molto bene, con una teca finale con gli oggetti e addirittura esposti delle persone che avevano combattuto la mafia. E il problema è che io ho fatto fatica a vederla perché era pieno di ragazzi e di adolescenti, erano la mattina alle scuole, e che erano interessati e che assiepavano i quadri delle tavole, e lì la rotellina è iniziata a girare. Effettivamente il fumetto non è forse per tutti noi, è stato il primo approccio a quella lotta tra il bene e il male eterna, no? Tutti noi abbiamo seguito dei supereroi, abbiamo avuto bisogno, no? di seguire attraverso il fumetto delle avventure in cui si portasse giustizia, si lottasse contro il male. E Luca Scornajenchi era il direttore artistico di quella mostra, quindi lo abbiamo intervistato per Polizia Moderna, e poi io gli proposi un fumetto a puntate per la rivista. Ci ha pensato 2 anni, ha avuto un po' di... e quindi volevamo però che fosse una cosa diversa e esclusiva, un fumetto che parlasse di un gruppo di poliziotti dei nostri giorni in una realtà di provincia, perché spesso un commissariato di provincia è un baluardo per la lotta alla legalità, la lotta alla mafia, e comunque ha una valenza molto forte nel territorio, e spesso questi piccoli commissariati combattono grandi battaglie. E a questo punto volevamo naturalmente che non fosse, come hai detto tu prima, un fumetto didascalico, un po' come diceva Marcel Proust,
quando metti una teoria in un prodotto artistico, in un romanzo, è come se lasciassi il cartellino del prezzo sul regalo. Non volevamo questo, volevamo che i ragazzi si potessero immedesimare in quello che è anche il lavoro quotidiano dei poliziotti, capire anche spesso il ruolo che rivestono i loro genitori, perché questo era un po' partito all'inizio del progetto, appassionandosi alle vicende di Mascherpa. E quindi l'abbiamo voluto creare e ipotizzare con molta verosimiglianza a quello che è la realtà del lavoro quotidiano e dell'attività della Polizia di Stato ai nostri giorni. Quindi abbiamo un pochino fatto piazza pulita del modello del poliziesco americano e ci siamo concentrati su una cosa italianissima. Senti, a questo punto io un attimo farei un po' di ping pong anche con Luca, visto che ha curato la sceneggiatura e quindi in qualche maniera è il papà del commissario Mascherpa. Come si è trovato nella realizzazione di questo progetto? Appunto, 2 anni sono tanti per realizzare una storia come questa. In realtà ci ho messo un po' meno, insomma, dal primo incontro, altrimenti mi sembra che io sia una persona lentissima a realizzare le cose. I 2 anni sono stati per convincere. Sì, infatti ci siamo sentiti, abbiamo cercato di strutturare questa storia e anche io ho cercato di fare piazza pulita di quelli che erano i modelli già esistenti del poliziesco all'interno dei fumetti, perché comunque da lettore, da appassionato, ho sempre letto delle storie bellissime perché erano ambientate sempre dall'altra parte dell'oceano. Probabilmente perché nella letteratura e nel cinema, insomma, è un po' più interessante da un punto di vista di riferimento estetico, che ne so, trattare un omicidio a Manhattan, in Lussemburgo oppure a Los Angeles. Mentre in realtà sono delle cose che accadono ovviamente anche dalle nostre parti. Io poi sono calabrese, quindi diciamo che da questo punto di vista parto da, come dire, un bagaglio, insomma, molto forte. Ti interrompo solo per dire una cosa. Nei fumetti è invalso da sempre l'uso del panorama esotico, proprio perché si diceva, si è sempre detto per tanti anni, che ambientare storie nel nostro paese non avrebbe funzionato, che non avrebbero attirato abbastanza, che non è vero, perché poi si tratta un attimo di riuscire a cogliere quelli che sono gli aspetti fondamentali, che è quello che nasce Mascherpa, che tranquillamente può essere detto e essere avvincente quanto una storia ambientata a New York. Lo ha dimostrato in precedenza anche Montalbano, giusto per fare un esempio, insomma, che si può raccontare anche, si possono raccontare storie italiane nella società italiana, in un panorama che noi conosciamo, senza che questo debba essere per forza portato da un'altra parte. Assolutamente, poi mi ero già occupato anche in precedenza di narrazioni, sempre attraverso i documenti di casi di Ndrangheta. Avevo raccontato per Raul Robin Editrice una storia molto interessante, che era quella di Rollo Cartisano, un fotografo della Locrede che era stato sequestrato e poi ucciso perché non aveva pagato il pizzo. Ovviamente, diciamo, rispetto al lavoro precedente di altri lavori in cui avevo raccontato delle storie di fantasia, il tuo lavoro si complica, perché un conto è fare semplicemente il paio con delle storie che sono inventate, quindi pensare se funziona, se non funziona, l'ambientazione dei personaggi. Quando c'è la realtà di mezzo, quando ci sono dei morti, ovviamente, diciamo, ti poni un po' più di scrupoli e cerchi soprattutto di restituire delle storie e cerchi di restituire quella vita che non c'è più. E in Mascherpa questo procedimento accade. Io ho raccontato la storia di un piccolo commissariato che è di Diamante, insomma, quindi è abbastanza vicino a dove vivo. A Diamante non c'è un commissariato, ce lo siamo inventati, grazie alla Polizia Moderna, grazie alla questura di Cosenza. Ho fatto anche un po', diciamo, di infiltrato, mi sono divertito il Don Brasco della situazione al commissariato di Castro Viveri. Quindi mi hanno portato in giro con loro delle macchine, ho fatto un po' di esperienza sul campo. E quindi ho capito meglio ovviamente come funziona, diciamo, la vita di un poliziotto nella realtà, perché siamo abituati ovviamente altrimenti soltanto a dei racconti giornalistici a un certo tipo di lettura di letteratura che è molto distante dalla vita reale. Quindi conosci ovviamente delle persone, so che è banale dirlo, però anche delle persone che hanno, diciamo, i loro piccoli problemi familiari, che magari se ne parla anche durante il lavoro, il rapporto soprattutto quotidiano con le persone. Io ho visto molta umanità e molto contatto proprio con, che so, dal barista al signore per strada, a quello più povero che chiede il consiglio, al disoccupato, insomma, questa cosa devo dire che mi ha colpito molto. Fino ad allora, ovviamente, diciamo, non essendo né un criminale né un poliziotto, non avevo mai avuto a che fare con le forze dell'ordine. E invece, avendo avuto questa esperienza diretta, ho potuto acquisire delle informazioni e poi ho cercato di costruire una storia che sia verosimile.
Dopo ovviamente ci sono dei riferimenti a fatti di cronaca e ad alcuni avvenimenti storici come l'uccisione di Gianni Rosato, che è stato procuratore a Paola e assessore al comune di Cetraro. Siccome era una persona che faceva un'aperta lotta all'Andrangheta, al clan locale di Muto, Rosato è stato ucciso. Io ho voluto raccontare anche questo episodio reale perché credo che poi i documenti servano anche a questo, no? Cioè, sì, a partire dalle storie, queste vivide come emozioni, ma soprattutto delle storie reali istituite soprattutto alle nuove generazioni. Credo che questo abbia anche un forte senso educativo. E questo è accaduto per esempio con, forse non so se anticipo, diciamo qualcosa che voleva dire Annalisa dopo, però con il concorso che c'è stato nelle scuole. Pretendiamo legalità, che ha avuto tantissima partecipazione. I vari studenti di tutte le scuole d'Italia hanno preso questo commissario, una scherpa, e hanno raccontato anche loro delle storie, si sono molto appassionati alla vicenda. Quindi in qualche maniera diciamo l'oggetto di questo progetto è stato raggiunto attraverso questa base. Sì, la cosa più interessante poi leggendo, io ho avuto modo di leggerlo da poco perché è appena uscito, è che non c'è soltanto un'indagine polizia, ma c'è anche la vita quotidiana, poi è stato il personaggio, c'è Mascherpa che ha problemi di stomaco perché mangia il peperoncino, ma il peperoncino gli fa male allo stomaco, qui alla fine c'ha anche dei problemi di natura banalissima, però che lo rendono una figura tutto tondo, non soltanto una figura da supereroe poliziesco, no? Ma un uomo che lavora nel campo nel campo della legge, che sta a... Io non ho mai amato i supereroi, quindi insomma, ho sempre cercato l'antieroe, soprattutto quando inventiamo dei personaggi cerchiamo di renderli molto più simili a noi stessi, quindi ci ho messo tanto di mio e nella prossima stagione, nella prossima serie, questo Mascherpa lo sto molto avvicinando a quello che sono io, quindi sarà molto ipocondriaco. Mascherpa per esempio non nuota, non prende l'aereo, insomma, non mi somiglia tanto da questo. Ci stai facendo una serie di spoiler uno dietro l'altro? Scusate, si pensava di farlo a date e invece all'inizio. Ci ritorneremo semmai facendo un po' più, magari entrandoci un po' più addentro. Però c'è un'altra cosa che colpisce, e questo viene fuori anche da quello che si è detto in questo momento, nel senso che hai fatto le passeggiate insieme alle volanti, hai visto come lavorano sul campo, hai visto una serie di cose, però sicuramente a questo punto c'è anche un'informazione tecnica più approfondita di quella che è la media. Io ho visto, mi è bastato vedere soltanto quando ritrovano la poveretta defunta nella buca, che arriva là il medico legale e arriva con il suo furgone ultra stracarico e spiega tutta una serie di meccanismi, procedure, accidenti vari. Esatto, e spiega tutta questa... arriva col furgone. Sì. Perdonatemi, io non sono esperto in materia. Quello non mi è entrato in testa. Quella no. Sono stato più interessato ad altri problemi. Comunque arriva con tutto ciò che è necessario ed è spiegato abbastanza minuziosamente, quindi dà anche adito a far capire come funziona esattamente la scena di un crimine quando arrivano tutti i personaggi che sono coinvolti in questa cosa. Quindi questo rende da una parte, che si unisce al Mascherpa poliziotto e uomo, ma si unisce anche questa veridicità scientifica dell'azione dal punto del poliziotto. A questo punto ovviamente è stato possibile perché realizzando questo documento ho avuto una redazione alle spalle che è Polizia Moderna, per cui quando c'era da raccontare l'episodio del ritrovamento del cadavere c'ho un esperto della scientifica che mi diceva guarda che questa cosa funziona così anziché in altro modo, rispetto ai miei colleghi che magari devono inventare o cercare delle notizie, che è una grandissima fortuna rispetto a molti colleghi, perché molti colleghi non ce l'hanno queste cose e devono andare a pescare su internet e magari non sempre si becca quella giusta, allora magari scappa l'errorino procedurale, se vogliamo chiamarlo così. No, a questo punto la domanda viene spontaneo far intervenire adesso il vero investigatore perché ci dica un attimo, dopo aver letto la storia di Mascherpa, vista l'esperienza di Mascherpa, città di provincia, più o meno piccola, immagino diamante di Lucca, però insomma una realtà molto simile, ecco,
dal punto di vista dell'investigatore che vive realmente una attività di lavoro in una città di provincia piccola con le sue problematiche che sicuramente sono diverse da quelle di un'altra città, ma insomma sostanzialmente poi immagino che più o meno siano analoghe. Come vede Silvia Cascino Mascherpa da questo punto di vista? Allora, intanto buon pomeriggio a tutti, mi permetto un saluto al segretario della Polizia e alle autorità presenti. E poi un saluto ai ragazzi degli Itisfer che sono venuti qui, mi hanno invitato a questi invito, mi conoscono perché io sono andata diverse volte a parlare a loro nelle scuole, mi fanno sempre tantissime domande, la più frequente è si può intercettare WhatsApp, quindi loro sono curiosissimi quando si tratta di indagini, stanno ad ascoltare, mi chiedono di tutto e vi assicuro che nel fumetto troverete tanti dettagli interessanti. Come fare l'investigatore? È un lavoro bello, quindi vi considero estremamente fortunato a farlo all'unità, è certamente cosa diversa di farlo in Calabria, sebbene le istanze di sicurezza che provengono dai cittadini sono tutte assolutamente valide, meritevoli e quindi richiedono il nostro impegno, le sue esigenze che possono essere anche, come dire, importanti, quando dalla tutela della proprietà privata, quindi il contrasto ai reati predatori e non so. Io mi sono ritrovata nel commissario Mascherpa perché intanto siamo nati nello stesso anno. Quindi se volete sapere quanti anni ho, dovete leggere il fumetto. E lui, entrambi siamo nati in due terre molto complicate. Ora, lui è nato in Calabria, io in Sicilia, la Sicilia è più bella, però entrambi sappiamo cosa significhi vivere in una realtà estremamente complicatissima e desidero raccontare anche questo. Lui nella sua adolescenza subisce un evento traumatico, questo lo posso raccontare, è un antefatto, quindi non svela nulla della trama. Subisce la morte di uno zio che è un uomo delle forze dell'ordine, fa un blitz assieme ad altri in un corpo dove stanno dei dranghetisti e viene ucciso. Io non ho eventi traumatici di analoga natura, fortunatamente, da raccontare, ma io sono originaria di Gela e sono stata adolescente a Gela negli anni in cui la Stiga, che è la mafia delle mie parti, decise di combattere Cosa Nostra. Quindi io ricordo chiarissimo di molte morti, perché io ho origini semplici, i miei ancora vivono in un quartiere storico, San Giacomo, e ricordo come fosse oggi, e me l'ha ricordato leggendo, me l'ha ricordato proprio Mascherpa quando raccontava della sua adolescenza. Ricordo come fosse oggi la strage di un'intera famiglia, dei Pollari, una famiglia di persone che per bene, poi ho scoperto il signor Polare era il braccio destro di lo zio Piglio Madonia, che in realtà la cui madre viveva vicino casa mia. E quei momenti hanno segnato per me chiaramente una strada, un percorso. Lo stesso Mascherpa dice: dopo la morte di mio zio ho capito da che parte stare. E quando io vado a parlare ai ragazzi dico che dobbiamo decidere da che parte stare e la loro età è quella giusta. E l'investigatore fa un lavoro estremamente interessante e vi dico che le favole del fumetto sono estremamente aderenti, sono molto aderenti alla realtà. Lui peraltro ha una squadra i cui componenti hanno tutto quello che serve perché un'indagine riesca per me. L'esperto informatico, quindi la conoscenza delle tecniche scientifiche, e oggi la Polizia di Stato da questo punto di vista ci offre veramente tanto per fare le indagini. Bisogna conoscere il riferimento al Quebec, siamo gioiellino della Polizia Scientifica,
è assolutamente pertinente. Però dico sempre io, la scienza è fondamentale, però serve la componente umana. Non che la scienza non abbia una componente umana, però serve l'intuito, no? Quindi l'ispettore che conosce il territorio, che conosce il delinquente, che conosce le abitudini, le frequentazioni, i tizi, quelle cose che poi dalle nostre banche dati non riusciamo a estrapolare. Serve questo, serve l'esperienza, in questo caso, esatto, è il vecchio commissario che è la memoria storica del fumetto. Poi servono tante cose, serve un po' di fantasia. Noi ci siamo improvvisati proprio l'anno scorso dei venditori di materassi per entrare a casa dei familiari in cui si era nascosto un latitante, dei familiari di un latitante in cui si era nascosto, e parlo di un uomo pericoloso, un uomo che era appena invaso dal carcere e che tra i suoi precedenti aveva anche quelli di aver ucciso dei colleghi. Serve tanta pazienza, perché bisogna aspettare un carico di droga che viene rimandato di mesi in mesi e sostenere i dubbi dei tuoi superiori, a volte anche degli stessi magistrati che ti dicono vabbè, ti crediamo, ma quando arriva sto carico. Serve il distacco, perché quando ascolti una minore che ti racconta di avere subito le attenzioni sessuali dello zio e sei padre, madre di una ragazza della stessa età, serve il distacco. Al contempo bisogna essere accoglienti, perché quando ascolti una ragazza di 17 anni che ha appena perso la madre, che è stata uccisa dall'uomo che diceva da amarla e che le ha dato fuoco, ecco, devi essere accogliente e ugualmente professionale, perché devi cercare di capire più informazioni possibili che ti consentano di ricostruire gli ultimi momenti della vita della vittima. Servono tantissime cose e a volte ammetto che mi è capitato di dire mi sento un film. Lo so che è un pensiero stupido, però qualche mese fa ero accovacciata nella cuccia di un cane, sperduta tra le montagne, in attesa che arrivasse una banda che aveva progettato di assaltare un bancomat. Io con i miei uomini, col freddo, sebbene fosse luglio, eravamo in un posto un po' in alto, in quel momento pensi a tante cose, pensi ai tuoi uomini che non si devono far male perché tutti dobbiamo poter tornare a casa, pensi e speri di aver organizzato tutto per bene, di averli sistemati di modo da poter arrestare i malviventi, e poi pensi pure che non arrivi il cane della buccia. Dico, ci vogliono tante cose e io molte di queste non ce le ho, altre spero di acquisirle. Ci vuole anche tanta passione, quella non ci manca. Sì, ma quella traspare da tutto. Credo che traspaia abbastanza evidente da come ha raccontato soprattutto un ultimo aneddoto, devo dire. È stato molto, molto visivo, molto vivace, si vedeva proprio l'immagine. Non ho cercato di vedere l'immagine sua della cuccia, però tutto il resto sì, tutto il resto sì. Chi è qui presente l'ho vista. Lasciamola soltanto loro questa esperienza. No, va bene, questo è la cosa in più che volevo chiedere adesso. Un attimo, saltiamo un secondo. Inizialmente avrei voluto passare la parola ad Annalisa, però vorrei un attimo invece parlare con Luca, nel senso che in questa storia non c'è soltanto la criminalità, cioè non c'è soltanto un commissario di polizia che combatte la criminalità, c'è un commissario di polizia che combatte la criminalità, cioè una criminalità organizzata, quindi un sistema complesso, difficile da affrontare, che crea una serie di problematiche, però è altrettanto difficile affrontarlo
immagino, dal punto di vista del fumetto, anche perché in poche pagine si deve condensare un po' quella che è l'immagine che si ha o che si vuole dare, che interessa dare in quel momento del fenomeno che si sta raccontando. Ecco, mi interesserebbe cercare di capire come avete scelto, qui è una cosa immagino sia condivisa, come avete scelto di fare questa cosa qua e come avete scelto di affrontarla. Beh sì, il ritmo, quello dipende tutto dal ritmo narrativo che riesce a dare. Ovviamente io faccio prima un soggetto, una sintesi, questo lo spieghiamo anche un po' a tutti come funziona la creazione di una storia a fumetti, quindi prima si fa questa sorta di sintesi della storia, poi c'è un layout con dei disegni molto facili, veloci e schizzati che io sottopongo in redazione mese per mese, e nel momento in cui vengono approvati poi c'è il disegnatore che passa ad una fase esecutiva e realizza i disegni definitivi. Quindi chiaramente discutiamo molto di quelli che sono i passaggi che devono trasparire nella storia. Chiaramente bisogna saper usare bene dai passaggi, l'ironia, la parte drammatica, quella realistica, quindi alla fine è un po' come un brano musicale, no? Tutto questo sta, poi diciamo la differenza è riuscire a raccontare una storia in maniera tale che un racconto non sia, come dire, preponderante da un certo punto di vista anziché da un altro. Rispetto alla domanda di come raccontare la Drangheta, ovviamente diciamo, esiste molta letteratura in tal senso, soprattutto negli ultimi anni, un po' dopo Saviano, dopo Pomorra, dopo degli scappati si sono riempiti tantissimo di testi e di letteratura diciamo, che riguarda la storia delle mafie. Attraverso il fumetto un po' meno, insomma, nel senso che è un filone abbastanza nuovo, per cui ovviamente diciamo, ho giocato un po' facile da questo punto di vista, però dall'altro non ho avuto dei punti di riferimento, quindi ho inserito alcuni particolari della storia, cercando di fare sintesi e restituiamo semplicemente delle storie. Torniamo adesso da Danilo magari, anche perché abbiamo parlato, più o meno abbiamo inquadrato qual è qual è l'ambiente in cui si muove, qual è il progetto in generale. Però questo è un progetto che va oltre quello che è il mero, se vogliamo definirlo così, volume a fumetti. Questo è un progetto che, adesso a prescindere che nella costoletta c'è un numero uno, quindi significa che già di suo c'è la possibilità e l'auspicio di andare avanti. Questo è abbastanza evidente. Vi siete traditi subito da questo punto di vista. E spero quindi la cosa possa essere portata avanti in migliori modi. Però c'è anche il fatto che questo non è un argomento che appunto si ferma argomento. È stato già anticipato dell'interesse della scuola. Avete un accordo con New per fare una serie di attività. Ecco, ci puoi parlare un attimo di questo tipo di coinvolgimento che ritengo che sia una delle cose fondamentali poi del vostro progetto? È una delle cose che secondo noi rende esclusivo questo momento di cui siamo orgogliosi, perché Mascherpa a un certo punto ha iniziato ad avere degli scontri ottimi e abbiamo avuto tanto interesse riscosso dai nostri abbonati, telefonate, mail, e siccome c'è una vocazione, devo dire, dell'ufficio relazioni esterne per la comunicazione rivolta ai giovani, si è pensato di far uscire un po' una scherpa fuori dalle pagine di Polizia Moderna e renderlo testimonial di un concorso che, come Luca l'ha citato prima, si chiama Pretendiamo Legalità, che è un concorso che la Polizia di Stato organizza in partnership con l'UNUR. Quest'anno si è trattato di proporre ai ragazzi delle scuole medie inferiori e superiori di creare una loro versione, una rielaborazione della storia della Rosa d'Argento, ispirandosi ai personaggi, però facendo terminare la storia secondo il loro estro, quindi una rielaborazione della storia. E non pensavamo a un grande successo, invece lo abbiamo avuto, sono arrivati da tutte le parti d'Italia dei lavori bellissimi e sono stati anche premiati a Roma questi lavori delle scolaresche, solo che secondo me il premio più bello per chi crea un fumetto e poi l'evidenza pubblicata, non siete d'accordo? E quindi abbiamo pensato che questo fosse il segno più significativo anche dell'anima del nostro fumetto, che è quella di rivolgersi ai giovani. E quindi abbiamo raccolto queste tre storie e le abbiamo inserite insieme alla storia
ufficiale. Qui vediamo proiettati alcuni dei lavori, questo è una specie di albo creato da un istituto superiore di Vibo Valentia. È proprio uno storico cinematografico quasi questo. Questo è uno storyboard cinematografico. È uno storyboard e è stato bellissimo perché noi addirittura non pensavamo a tanto, i ragazzi ci hanno sorpreso perché credevamo che magari ci mandano il plot e la storia, invece hanno disegnato, hanno costruito, hanno elaborato, quindi è stato veramente molto bello. Poi tra l'altro c'era anche una sezione dove potevano scegliere sia di fare il disegno, questo invece è una scuola di piedi, come potete leggere. Sono di una qualità incredibile, fra l'altro ogni classe ha sviluppato la sua sensibilità facendo virare più sul tema della violenza sulle donne che sull'estorsione, quindi anche inserendoci degli elementi del territorio. Questo è il lavoro di una scuola media e della semplicità anche dei disegni, però c'è un impegno così genuino di questa seconda, che è la seconda, che ha lavorato con una seconda C, quindi il fumetto devo dire che ci ha rinfocolato il lavoro di squadra, un lavoro di squadra, come è stato il nostro con Luca Scornarini. Tra l'altro il trailer che avete visto all'inizio fa parte sempre di questo concorso che tendiamo legalità, perché una sezione era dedicata a videoclip ed è sempre stato realizzato da un istituto studentesco di Como. Quindi effettivamente è stato bello vedere come i ragazzi hanno risposto. Significa comunque che questo può essere veramente uno strumento interessante per interagire con loro e anche coinvolgerli nelle future storie di Mascherpa, tant'è vero che è già il bando del secondo anno di Pretendiamo Legalità è stato emesso sempre con Mascherpa al testimonial. Quindi dalle puntate pubblicate su Polizia Moderna si è passato a un libro che è molto di più che solo la storia, c'è dentro l'evoluzione di Mascherpa e anche il suo modo di essere stato adottato dai ragazzi e dai lettori, ed è molto bello questo naturalmente. E il libro è stato un lavoro naturalmente di squadra splendido, nel quale si è stata coinvolta tutta la redazione, abbiamo curato tutto, però possiamo essere bravi, ma se qualcuno non ci dà fiducia nulla nasce, nessuno cresce e migliora da solo, e quindi questo libro è frutto di chi ci ha dato anche fiducia nel lavorare su questo progetto, quindi non solo ringrazio prima di tutto il capo della polizia che lo ha fatto e l'ha approvato, perché è una prima volta per tutti noi, non era mai stato pubblicato un poliziesco medico polizia di Stato, e l'ufficio relazioni esterne che ci ha dato fiducia nel lavorare come redazione su questo, il nostro editore, l'editore della rivista che ha voluto poi anche pubblicare e editare il libro, e quindi la tipografia stessa che ha voluto sostenere il progetto, e naturalmente il MIUR, nella persona della dottoressa Boda, che è la dirigente del Dipartimento delle Politiche dello Studente, che ha sostenuto fortemente questo libro e ha voluto addirittura che fosse poi uno strumento didattico importante da regalare a tutti gli studenti che avevano partecipato a Pretendiamo Legalità. Quindi anche questo, anche il successo di un libro, o comunque la sua fortuna che è l'essere eletti, naturalmente dipende da tante persone, e quindi per noi è un onore, anche perché c'è un motivo in più, anzi due motivi in più per acquistarlo, oltre a questo faccio un po' di pubblicità. Non solo abbiamo avuto Bruno Frindisi, che per voi frequentatori di Luca Comics, se non conosce, è il papà di Dylan Dog, disegnatore storico di Tex Willer, che ci ha regalato una copertina meravigliosa, quella che vedete è la copertina di Bruno Brindisi, ed è straordinario, un dono, è impreziosissimo il libro, è una,
è un disegno esclusivo, ma poi il libro ha uno scopo benefico, perché gli introiti della vendita vanno al piano Marco Valerio, che è il piano per le cure delle malattie pediatriche croniche e gravi dei figli dei poliziotti e delle poliziotte. In qualche modo ci siamo rivolti ai giovani pensando a Mascherpa, e ai giovani ritorniamo con questo progetto benefico. Che fornisce ulteriore valore a quello che avete fatto, peraltro, quindi dà anche un valore significativo, umano, anche a questa impresa, che immagino appunto non è terminata qua. Io non chiedo adesso anticipazioni, né altro. Io sono mascherpizzata, come vedi, abbiamo una rosa d'argento. Per fortuna in condizioni migliori della sua predecessore, di chi l'ha preceduto, scusate, nel fumetto, per cui se non altro abbiamo quello. E no, adesso, a parte gli scherzi, però voi avete comunque, questo è un piano che si svilupperà, pur senza entrare nei dettagli, immagino che sia un punto di partenza per sì, un discorso che si avvierà. Un punto di partenza, anzi, con Luca stiamo già pensando a lanciare Mascherpa in questo secondo anno di storie che verranno prima pubblicate, episodi raccontati e poi raccolti, speriamo sempre nel volume, come nostra intenzione, con i contributi dei ragazzi. Vogliamo portare Mascherpa in Europa, perché lo sappiamo naturalmente bene, soprattutto chi fa questo mestiere, che la lotta all'andrangheta significa naturalmente indagini a livello transnazionale, perché la Ndrangheta non si ferma entro i nostri confini, e Mascherpa per risolvere il suo caso questa volta avrà sicuramente molto bisogno di cooperazione. Abbastanza, visto che gli addentellati di cui si legge ai noi nella cronaca di tutti i giorni. Mi preme fare un ringraziamento ultimo di una persona che è venuta a trovarci, che è Raffaele Losardo, che naturalmente noi abbiamo, Luca l'ha spiegato prima, inserito nel racconto di Mascherpa la storia dell'omicidio del suo papà. Quindi io vi ringrazio veramente di cuore per essere qui con noi. A questo punto stiamo parlando di fumetti, abbiamo parlato di tutto, ma non abbiamo parlato di chi l'ha disegnato. Ora, dal momento che Jonathan non è qui, magari Luca Scornaglietti ci dà un attimo, fa le veci un attimo di Jonathan, in un breve... Jonathan è come Baschi, non appare. Esatto. Vediamo i suoi disegni, ma non poi diamo anche la parola al nostro disegnatore, che sta continuamente, intensamente andando avanti in questo suo disegno. Impreziosito ulteriormente, tra l'altro, questo pomeriggio. Faccio le veci di Jonathan, quindi spiego un attimo. Io ho lavorato diverse volte con lui, ha un tratto secondo me molto bello, molto realistico, quel realistico giusto, un po' vintage, che riusciva a rendere, diciamo, questa storia per quello che doveva essere. Faccio una piccola anticipazione: per la seconda serie di Mascherpa si arricchirà il parco dei disegnatori, insomma, quindi questo progetto tende ad essere, insomma, sempre più imponente, quindi dopo un piccolo anteprima più vasto. Mi dispiace, perché poi ho saputo che Jonathan è essendo isolano si muove poco e quindi ha poca dimestichezza col viaggio. Mi dispiace, però mi sarebbe piaciuto, che il mio conterraneo peraltro, anzi il mio concittadino. Mentre invece Luca Raimondo è qua. Allora, Luca Raimondo, al quale passiamo un attimo, si interromperà 30 secondi. Buonasera a tutti. Dal disegno che sta realizzando, Luca Raimondo non ha partecipato alla realizzazione di questa storia di Mascherpa, però non diciamo, certo, ancora, non diciamo ancora cosa, però sì, in qualche maniera è coinvolto nel progetto Mascherpa, progetti più ampi che riguardano la polizia. Sì, la non possiamo dire niente, immagino, insomma, che no, vogliamo destinare. Però ecco, come ci si avvicina a un disegnatore comunque a temi così importanti e con personaggi che hanno una valenza che va al di là del tuo intrattenimento? Sì,
Sì, in un certo senso prima Luca Scotraienchi ha accennato al fatto che comunque noi siamo abituati un po' a vedere i personaggi dei fumetti muoversi in un ambito extra italiano per tutta una serie di motivi che adesso non sto qui a spiegare, ma comunque i polizieschi che per esempio io ho letto o in qualche modo ho collaborato, perché sono un disegnatore della Sergio Bonelli editore, erano spesso ambientati in città come New York, dove comunque c'è un certo tipo di crimine. Mi è piaciuta molto questa nuova iniziativa, l'iniziativa della Polizia di Stato, perché ha portato nel fumetto insomma quella che è l'attualità italiana, purtroppo devo dire, attualità, perché comunque parliamo di Ndrangheta, parliamo di mafia, parliamo di Camorra. E penso che sia importantissimo, voglio dire, è importantissimo aver fatto un'operazione del genere, perché è chiaro che raccontate nella maniera giusta come loro stanno facendo, c'è la possibilità di far arrivare al pubblico giovane, che notoriamente è quello degli appassionati di fumetti, cioè, si parte da giovane, ma poi si arriva fino alla veneranda età. E niente, quindi di portare delle tematiche che sono appunto, come dicevo, quelle attuali, e in qualche modo sensibilizzare a una certa, come dire, rispetto della legalità, a un certo valore civile, sulla quale credo personalmente che non bisogna mai calare l'attenzione, soprattutto di questi tempi. Ecco perché sono stato molto contento di essere coinvolto comunque da loro, non nel progetto del fumetto, ma in qualche altra cosa che loro poi a breve illustreranno, comunque riguardo il fumetto, eccetera. Ok, ti lasciamo adesso. Che punto siamo? Spieghiamo un attimo pure un po' che cosa volevamo fare. Abbiamo immaginato un po' l'ingresso del commissario Mascherpa nel mondo del fumetto. Quindi insomma ho insegnato al centro del commissario con innanzitutto a destra e a sinistra due grandi rappresentanti del fumetto italiano, che uno è Tex e l'altro di Landò. Uno è un ranger, quindi poliziotto se vogliamo, sì. L'altro è un indagatore dell'incubo, però sempre un investigatore. Sì, di Landò che è un ex poliziotto, entra comunque a cavallo tra due dei personaggi, sì, più famosi e più venduti in Italia. Adesso c'è anche Mascherpa, che speriamo magari, non dico che ci si avvicini, però insomma che faccia. Penso che comunque ha sicuramente dei valori in comune, perché ovviamente entrambi sono, come si dire, i buoni in un certo senso, quindi sono i buoni della situazione, sono portatori di valori sani. Va detta una cosa però, sia detta, perché Tex è molto più monolitico, Mascherpa ha più dubbi, ma Tex non avrà mai l'acidità di stomaco, sappiatelo, perché non è possibile. Tex è granitico, Tex è infallibile, mentre invece forse Mascherpa, Mascherpa potrebbe essere una via di mezzo, bisogna dire, perché Dylan Log è invece molto, cioè vuol dire, più dubbi, incertezze rispetto a Tex, quindi Mascherpa in un certo senso può essere una via di mezzo, comunque, ma... Sono anche figli di tempi diversi. Sì, sono tempi diversi. Ricordo, magari chi non lo sapesse, nonostante Luca ti sia tappezzato, anche Tex compie 70 anni, che per un personaggio della fiction sono un tempo infinito. Probabilmente il personaggio che da più tempo esiste ancora oggi pubblicato continuativamente, ma non in Italia, probabilmente nel mondo. Sì, Tex è gravitico anche da questo punto di vista. Ha un pubblico ben selezionato, che lo segue fedelmente, che, sì, e che tra l'altro non lo vuole non gravitico, lo vuole così. Sì, perché sì, Tex deve. Guai a cambiare. Esatto, e si lamenta, no? Sì, sì, una cosa. Mentre invece di Landò, che è un po' figlio degli anni 80, 90, 2000, e quindi ha chiaramente i suoi dubbi, le sue... Sì. È un ex alcolizzato, è un poliziotto, ma che si era dato all'alcol, un ex poliziotto che si era dato all'alcol. E comunque è uno che collabora quotidianamente con lo Scotto Lagliata, perché lui le storie di Landò sono andate a Londra, quindi con lo Scotto Lagliata, un amico commissario, quindi un aspettore. Si pone proprio bene tra questi due. Sì, molto. Poi vabbè, insomma, per mangiare un po' il mondo del fumetto e non limitarci insomma a un ambito italiano, stavo aggiungendo un po' Batman e Superman, che sono poi alla fine insomma altri due rappresentanti caos. E cercavo di immaginare dire un po' una delle porte di Lucca, visto che comunque Lucca, questa cinta
darmi la muraglia con delle porte, e dietro il parco dopo immagino porta Elisa, se non ricordo male, che l'ho scelta perché era quella più facile da disegnare, che altrimenti se no qui facevamo notte. Allora, insomma, niente. Okay. Ti passo la parola. Ok, grazie. Allora, ti lasciamo terminare il lavoro. Io a questo punto, tanto questo in mano, troppo basso, darei via la seconda parte di questo intervento. Intanto ringrazio voi per essere stati qui. Annalisa Cucchieri, Luca Strogaienti, Silvia Cascino.